La comodità di questo treno è una cosa introvabile oggigiorno. Ah, siamo sul treno per Siena. Manu non ce l'ha fatta perché c'erano troppi ritardi, quindi noi andiamo a Siena, vediamo cosa c'è sul chiusi delle 12.25 e casomai lui ci raggiunge in qualche modo a ritroso. Arrivati, ci sono MD per Firenze. Finché ci sono, ci sono. Io vi dico, sbrigatevi a prendere perché non dureranno tanto. Qui ci sono due minuetti. Uno sull'Empoli all'1 e sul 2 quello per chiusi. Un altro minuetto è qua a uno dei due tronchi. Ora aspettiamo cosa mettono sul buon convento. Voglio farvi notare sempre come alla stazione di Siena ci siano le stesse tre pitturate sul muro. Meraviglia. No, no, sono squadrate. Sono 663. Questa non è fatta proprio benissimo, però sono molto belle. Per buon convento. Ah, eccolo. Qui arriva pure un blues. Siamo venuti a Siena per non fare niente, essenzialmente. Non possiamo fare niente. Torniamo a Pisa per prendere 18190, che stamattina c'erano le LN su 18183, quindi a regola il materiale è lo stesso. Treni moderni, il futuro. Ah, fanculo. Il 4.45, che suono incredibile. Quanto ancora dureranno? Belle, belle sono. Mi rifiuto. 1091. La serie 1000. Che roba. Mamma mia. Non ce la faccio. Non so, orribile. Partiti da Siena. Siamo venuti qui a comprare la schiacciata. Esatto, siamo venuti qui per mangiarci la schiacciata senese, che comunque ne vale la pena perché è veramente buona. Nel frattempo arriviamo a Poggi Bonzi, sale anche Manu e qui c'è un bel minuetto a fare incrocio. Siamo finalmente a Poggi Bonzi. Eccolo qua. E siamo arrivati a Empoli finalmente. Proseguiamo per Pisa. Scegliere tra Pop e MD, rimango fedele. Non lo so, ma forse MD, ma devono essere tenute bene però. No, cioè che questo è silenzioso almeno. Ma anche le MD, se sono tenute bene e hanno le porticine. Cioè, questo oscilla parecchio per MD. Non è normale sta cosa. No, cioè si è scaricato per MD. Avrà perso olio. Siamo è entrata a Pisa e qui ovviamente c'è il deposito, sì, come cioè sempre. Oggi hanno segnalato un'area in se, movimento. Se del mette deposito. A fuoco. C'è anche un sì, che è una cazzata, perché magari si può anche muovere, ma più di quello non fa. È vero, si può solo muovere. Ormai anche gli swing fanno le relazioni delle ali, quindi figuratevi. Figurate. Ecco, queste qua dovrebbero essere trasferite. Queste sono le LN da trasferire. Quella è la 060 ed è accesa. No, scherziamo, non è acceso. Ah, ecco, non so, rimasto, anche perché di tutte le ali riaccendi la 060. Che fa cagare. Sì, ma proprio l'ultima da accendere. E 401, nuova livrea. Fa abbastanza casino. Parte. Non è brutta, dai, a me piace. Bene, ragazzi, abbiamo le 663. Ottimo, ottimo, ottimo. Oh, vai. C'era, c'era, c'era. Ci siamo. Ovviamente, classica LM663. Che meraviglia. Ah. Lo farei all'infinito. Cos'è compatibile col minuetto?
l'aria c'è. L'aria però devo dire quelli del minuetto possono competere, sì, con questi. Allora volevamo prenderle fino a Castel Fiorentino, ma chi c'ha voglia? No, le prendiamo fino a Empoli. È già tanto. Poi basta. Io so bene, ragazzi, che ci invidiate tantissimo per l'LN, ma a prendere tutti i giorni venga a noia. Dai. Guarda che era da un po' che non si prendeva. Sì, era da un po', però. Vengono a noi anche loro. Oggi a Siena potrebbe aver girato un altro complesso. E quello per chiusi. Da chiusi. Oppure magari qualche relazione su Grosseto, non lo so. Nel caso contrario questo è l'unico complesso che gira oggi. Comunque qualcosa gira, dai. Non ci lamentiamo. Ovviamente un viaggio che si rispetti non va fatto da nessuna parte se non in prima classe, nella ex prima classe, con le poltrone. Sono già stanco, sono veramente. Domani c'è da andare a Genova. Dobbiamo prendere le Wichings. Che ne dite di abbassare il finestrino? Madonna! Oh, ma c'è un caldo insopportabile. Oh! Quella è la termina che sono andata. Arrivo. Fammi vedere. Tira su. Tira su? Dov'è la torre? Ah, questo. Vediamo se salta. No! No, cos'è la quella? No, è quella. Non è saltata, ma tanto tutta. Aspetta, ci ruota. Che roba, ragazzi! Ci ruota. Prova lampadina. La facciamo. Minchia quanto fa tanto. Lampada incandescenza. Tiriamo giù tutte queste tre. Madonna. Oggi sul 18190 ci sono delle LN. Gli altri giorni, boh. Oggi dovrebbe essere a regola l'unico complesso che gira e gira su una linea totalmente elettrificata. Sì, chiaramente poi vanno a chiusi via Siena, per quello è un diesel, però il 18190 e il corrispettivo alla mattina 18183. Ma chi vuoi che ci sia a San Frediano al settimo? No, San Frediano non c'è nessuno, figurati. Nel Burundi c'è più gente. LN 1198 dotata di APN, quindi conforme alle normative antincendio, almeno questo vuol dire che a regola non ci saluterà prestissimo. Figuratevi, ragazzi, hanno mandato in revisione delle 668, tra cui una ex Toscana, la 3216 3216. L'ho detto. Mandano in revisione le 668, ragazzi. Figuratevi se le 663 le mandano via subito. Ancora un po' ce l'hanno perché mancano treni. Essenzialmente mancano treni. Tra che arrivano treni? Queste se ne vanno quando arrivano treni o elettrificano e quindi mandano materiale diesel altrove. A sostituire quello più vecchio, chiaramente.
come stanno facendo i minuetti siciliani, per esempio, soppiantati dai blues che vanno in Abruzzo. Uno dei tanti esempi. Sulle LN si sta da Dio perché l'aria condizionata fa tantissimo. Tranne qui, Dio santo, qui fa veramente caldo. Seconda classe funzionava perfettamente, anche troppo. In questa, ad esempio. Sulle ale funzionava da Dio, funziona. Se non Madonna! Se non staccava il motore si spegneva tutto. Ho fatto una frenata. Da parte tra l'S e Chang. Porco due. Ma forte, Senti qua che qui l'aria tira, io non capisco perché. Sì, è in diretta. No, non ho filmato. Funzione che combatte i freni. La faccia. Come al solito la seconda classe non si sa perché c'è l'aria condizionata che fa la bellezza. Via lungo la ferrovia, poi ah. Che fantasia. E qua si sentono i motori. Minchia. Mazza che frenata che ha fatto, poi. È tremenda. Che unità è questa? Non lo so, però è il freno di emergenza. Ah, è vero. Qui vari accoppiatori ci sono. Questo è l'intercomunicante, Qui potevamo farci un perfetto compartimento bici. Sì. Tutto sto spazio che non serve a un cazzo. 29 luglio 2024. Che cos'è? La data di oggi. Ah, è vero. SSC, SCMT. Lo scambiatore. Qui c'è della roba. Questa è la sala cinesca che mai è stata utilizzata. Non so se questo è il connettore 78 poli. Non ho idea di come sia fatto. Però sembra. Sì, qui si sta bene. Di là c'è caldo, Dio santo. Seconda classe, anche qui il comfort è alto, ma non è minimamente paragonabile alla prima. Questi alla fine sono gli interni da MD. MD no revamp, ma proprio zero revamp. Gli interni erano questi più o meno. Lo sapevo, non me l'ero preparata. Lo sapevo. Lo sapevo. Siamo in arrivo a Pontedera. Si capisce niente. Sul ponte grigio. È il corrispettivo del ponte verde, però alla Tupisa. È lungo forse 4 volte tanto. Questo sedile qui è terribilmente duro. Ma proprio. Inconcepibile, ecco. No. Ecco, questo va già meglio. Bisogna andare a tentativi sui sedili. Alcuni sono comodi, altri parecchio meno. Galleria dietro la rotta. E qui la stazione. Ci ho fatto un video intero su questa stazione e andate a vederla. Siamo a 130 km orari, chiunque le stia conducendo le sa condurre e anche bene. Perché siamo in perfetto orario. Veramente in perfetto orario. Ci dice che treni vecchi fanno sempre tardi, ma è un po' il contrario. Treni vecchi sono i più affidabili. Questo è un dato di fatto. Siamo in arrivo a San Romano con un minuto di anticipo. Alla faccia dei treni vecchi che fanno ritardo. Queste le sai guidare? Rispettano qualsiasi tabella oraria.
se ne erano spenti i motori e ora li ha riaccesi. Bene, se era spento il motore. Sì. Partono con un'energia queste, davvero invidiabili. Cioè con una grinta terza. Camminato Fucecchio e siamo in orario ovviamente, figuriamoci. Ecco, qui in seconda classe si sente proprio le braccia del camion che si spostano, la figata. Comunque sì, abbiamo finito il viaggio in seconda classe giusto per cambiare, anche perché qui c'è l'aria condizionata. Di là è impraticabile, davvero, è una cosa tremenda. E ora si va dritti a Empoli che poi torniamo indietro. Linea per Siena. Non può dare precedenza all'Intercity, dai. E siamo a Empoli. Finisce qui l'avventura. L'Intercity Fermo è strano. Sì, è strano. A Empoli. Ragazzi, questa unità mi è nuova, 1158, o se l'ho vista per caso, non me la ricordo.